Amici miei, buongiorno. Allora, io sono vestita sporty, ho scarpine da ginnastica, la mia solita pochettina. E stamattina, dato che c'è un bel sole, abbiamo pensato di farci una gitarella. Credo se ce la facciamo. Volevamo vedere San Marino, anche se è fine settimana e il ponte, quindi non so quanta gente troveremo e se riusciremo effettivamente ad andarci, però ci stiamo provando, per cui vi voglio portare con noi così, insomma, dato che sono 4 anni che stiamo qua e non ci siamo riusciti mai ad andare. No, no, perché di solito volevamo andare, però poi per una cosa e per un'altra abbiamo fatto sempre cose diverse. E quindi alla fine ho detto, ma sai che siamo qua vicino, proviamoci, anche se comunque, appunto, essendo ponte, fine settimana, secondo me troveremo parecchie persone, però non fa niente, insomma, ho detto qualche volta ci dovremo andare e quindi ci abbiamo pensato per oggi. Nulla, ci facciamo un giretto, dobbiamo ancora fare colazione perché stamattina abbiamo fatto proprio giusto una piccola colazioncina perché avevamo delle cose da fare in posta e quindi siamo passati per le poste, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e quindi ho detto poi a fine che se facciamo colazione là arriviamo comunque per le 11, 11 e mezza, penso che arriveremo per le 11 e 20, quindi ho detto meglio anticiparci una mini colazione, però come gli Hobbit stiamo andando a fare la seconda colazione. E brunch, non lo so, vedete voi, perché poi a pranzo penso che farò una cosa leggerissima, un po' di riso in bianco, oppure quella pasta, ah, l'insalata, tu volevi l'insalatone, è vero, abbiamo l'insalata che bisogna mangiarla e quindi faremo un'insalatona con un po' di mozzarella così proteica. Adesso vediamo volta per volta. E però intanto io ho detto alzando subito che una colazioncina fuori ce la facciamo. Va bene, giusto? Giusto. Vabbè, a dopo. Allora, amici, stiamo per arrivare sopra qua a San Marino. E se mai venisse di farvi un giretto, preparatevi alle salite, a tante salite. Bene, però il panorama, insomma, non è male. Che carine! Dobby! Wow! Forse era sotto, sì, ma noi non conoscendolo. Che bello! Che c'è? Sì,
Sì, c'è la chiesa. Chiesa di San Francesco. Guarda che carine. Che carine. Casa dei balestrieri. Sì. Oddio, che bello! Ah, qua sta la piazza. Natale è bello, sì. Ci vogliamo venire? Sì, bello. Peccato che c'è foschia. Non si vede il mare. Amici miei, buongiorno, salve. Allora, ieri non ho più ripreso, vi ho messo praticamente la nostra passeggiata a San Marino.
Stamattina prima di fare colazione mi sono già preparata con il mio bel Mondalatte, questo, guardate che bello, guardate che bella schiuma. Solo che mentre stendevo i panni e mentre facevo le altre cose, perché ragazzi io non so come devo fare, ma guardate, la mattina qua è sempre, vedete, guardate, è sempre così, c'è questa nebbia che fa paura. Io adesso ho spostato lo stendino che voi non vedrete, ma è lì dietro. Lo metto lì perché lì di solitamente, aspettate, dicevo, là solitamente è un pochino più arieggiato, ma con questa umidità sto aspettando perché mi portava sono le 10:30, mi portava il meteo, Trebi Meteo, verso le 11 e qualcosa, il sole. Il sole, quindi ho detto adesso mi aspettate che nel frattempo mi metto anche la tazzina di latte, ecco, ho detto se dovesse uscire il sole, cosa che effettivamente porta, perché ieri la mattina era così pure ieri, poi dopo è uscito un sole che era spettacolare. Guarda, no, guardate, guardate quanto è bella questa schiuma. Non so se riuscite a vedere. No, mi sto trovando benissimo con questo mondalatte. Cioè, non scende. Cioè, tanto che è bella densa, non scende nemmeno tutta. Comunque, praticamente vi dicevo, ieri mattina era così, però verso le 9:30 è uscito il sole. Invece stamattina sono le 10:30, ma proprio non vuole uscire questo sole e io vorrei andarmi a fare una passeggiata, raga, perché volevo approfittare stamattina, dato che sono libera, di farmi questa passeggiata. Comunque, San Marino, torniamo a noi. San Marino è bellissimo, cioè, raga, vi giuro, a parte che abbiamo trovato una giornata bellissima ieri. Ci è piaciuta tantissimo, cioè veramente siamo rimasti contenti, ce ne siamo andati soddisfatti. Allora, per arrivare ci abbiamo messo un po' perché il navigatore ci portava sapete che il navigatore è un po' così, per farvi fare mezzo metro in meno vi fa andare in strade di campagna disperse. E quindi non siamo riusciti subito, abbiamo avuto qualche problema per arrivare proprio al centro. Quando siamo arrivati, abbiamo trovato uno dei primi parcheggi, perché là ci sono dei parcheggi, man mano che salite, abbiamo parcheggiato e in realtà veniva tipo 1 euro, no, vabbè, 3 euro, 2 euro, è tanto 3 euro, 2 ore, però è una zona turistica, cioè nel senso che là c'è. Ci vaghi, magari vuole andare a vedere, e vi dico che comunque noi con un paio di orette siamo riusciti a farci tutto il giro. Sicuramente qualcosina ce la siamo persa perché è stato un giro, insomma, abbiamo camminato tanto. Noi poi andiamo abbastanza veloci, insomma, quando visitiamo cose, quindi non è che. E poi, peraltro, non ci siamo fermati per la nostra seconda colazione. Perché non ho trovato un bar che avesse, era anche tardi, vi dico la verità, siamo arrivati alla fine là sopra che erano le 11:30, nel frattempo che siamo arrivati, nel frattempo che abbiamo parcheggiato, abbiamo perso un po' di tempo, non era più ora di fare colazione, nel senso che i bar non offrivano molto. E, per cui, insomma, nulla. Avevamo anche pensato di stare lì a pranzo. Però ho notato che, come giusto che sia, in quelle zone effettivamente ci sono tantissimi negozietti, ma proprio carinissimi, con cose troppo carine, veramente avrei preso di tutto. E, però a livello, diciamo, di ristoranti, la maggior parte, ristoranti, bar, avevano una proposta, diciamo, turistica, quindi comunque. Non è che ci piacevano tanto per rimanere a pranzo, ecco, abbiamo deciso poi dopo di tornare a casa, poi dopo per strada ho fatto una cosa che non dovevamo fare, siamo andati al sushi perché io avevo la voglia di sushi, ho detto, ma non si può fare, no? Mi sento in colpa in una maniera allucinante. Comunque, detto questo,
Tornando a San Marino, io vi dico, ne vale veramente la pena andarci a fare un giro se siete nelle zone o comunque se volete andare a visitare qualche posticino, perché è incantevole, è incantevole. Salite su questo come se fosse un castello, cioè voi ci salite, vedete tutte queste stradine. Sopra sopra c'è il Duomo, poi quando arrivate sopra, allora, preparatevi perché sono tutte salite. San Marino è una salita, quindi tutte le stradine, tutti i gradini che dovrete salire vi porteranno alla parte, diciamo, quella panoramica, che è stupenda, ragazzi. Io la parte più bella, secondo me, ma è tutta bella, è quella... Sentiero delle streghe, adesso non ricordo precisamente come si chiama, comunque è una stradina arroccata proprio con, non vi so spiegare, proprio sulla montagna, no? Sulla parte più alta. Da lì vedete il castello, una rocca così, e poi da la parte di sotto e tutto intorno è tutto paesaggio, cioè è una cosa stupenda. Infatti noi siamo rimasti così, passeggiavamo in questa stradina, è una stradina praticamente delimitata da due muretti, e quindi voi state proprio a ridosso del paesaggio, cioè della parte giù. Cioè fa un po' paura, nel senso che se soffrite un attimino di vertigini, perché sotto c'è proprio il precipizio, c'è tutto il paese di sotto e poi tutta questa visuale, no, vabbè, avrete visto le immagini, io spero di essere riuscita a farvi vedere e godere un poco questo giro. E non è stato facile riprendere perché c'erano veramente molte molte persone. Quindi facevo fatica a volte a farvi vedere bene le stradine, i negozi, così. Però bello, stupendo. Ci ritornerei, se dovessi ritornarci per farmi un giro, ci ritornerei, magari in una situazione fisica un pochettino migliore, perché insomma, là si camminava, ecco, noi che poi alla fine... Vabbè, è stato, diciamo che noi non ce la siamo presa con comodo. Abbiamo camminato parecchio, è stata comunque una visita. Magari la prossima volta ci andiamo più con calma, ma giusto perché era già tardi. Ecco, magari la prossima volta partiamo prima. Era già tardi e quindi a quell'ora poi peraltro si accalcavano tutte le persone per i ristoranti perché... Magari era ora di pranzo e quindi preferivano andare a mangiare. E le stradine erano piccoline, quindi comunque, insomma, ci poteva. In realtà è andata anche bene perché essendo ponte, magari qualcuno ci è andato il venerdì, qualcuno ci va la domenica. C'era molta gente, però era, insomma, quella quantità di persone per cui tu comunque ti riesci a godere il posto. Io infatti dicevamo tra di noi, chissà come deve essere a Natale, perché secondo me a Natale è meravigliosa. E difatti, secondo me, sarebbe il caso poi, magari, se riusciamo, di farci un giretto quando ci sono i mercatini. Vabbè, comunque basta, la smetto di parlare perché parlo troppo. Penso che il latte adesso sia fattibile, ci metto il caffè. E faccio colazione finalmente alla veneranda ora delle 10:36. Sono le 10:36. Io sto ancora aspettando che il tempo mi faccia uscire un pochino di sole, cosa che non sta avvenendo in realtà. Io però la passeggiatina me la volevo fare lo stesso. Non so come fare, nel senso che non so se mi conviene aspettare. Boh. Adesso vedo, adesso vedo. Perché ho paura che così poi prendo molta umidità. L'altra volta, insomma, c'era parecchia umidità. Adesso vediamo un attimino. E nulla, ragazzi, questo, vi abbraccio. Adesso faccio colazione, non ho altro da aggiungervi. Oggi ce la prendiamo easy. A pranzo farò un'insalatona proprio perché ieri ci siamo messi a... Ce ne siamo andati al sushi, magari,
Anche meno. Comunque, vabbè, sì, raga, ogni tanto ci vuole, ecco. Adesso mi faccio il mio caffettino qua con... E poi parto per nuove avventure, no, più che altro che mi torna il santo subito che è andato in palestra e pranziamo. E nulla, ragazzi, vi abbraccio, spero che questo vlog vi abbia fatto compagnia. E niente, grazie perché mi seguite, grazie sempre per esserci. Io non sono sempre molto costante, voi lo sapete, però vi trovo sempre, cioè quando ci vediamo, quindi questa cosa mi fa tanto piacere. Vi abbraccio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!